La colonnina di Mercurio segna appena 12 gradi e solo in alcuni casi è riuscita ad arrivare a 15. È quanto si evince dalle foto che alcuni studenti dell'Istituto Professionale di Marzio Michetti di Pescara hanno scattato al termometro della loro aula e divulgato alla stampa, spiegando le ragioni della protesta che li ha visti scendere in piazza affiancati dai genitori e dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari. Aule fredde e dunque inadeguate per lo svolgimento delle lezioni, come lamenta Emanuela Chiacchio, studentessa rappresentante di una delle classi che vivono il problema delle basse temperature a scuola. Come si sta in classe al freddo? No, non si sta, perché non si riesce a stare manco a tante le lezioni, cioè non si riesce. Io vado a scuola col pantalone termico e il jeans sopra e con due magliette, le felpe, non ci si riesce a stare, sto molte volte con le lezioni con i guanti, non riesco manco a scrivere perché avendo freddo mi fanno male le mani, non ci si riesce. Le fa eco la mamma, Anita Leoni, che raccoglie la protesta dei genitori degli studenti dell'Istituto di Marzio Michetti di Pescara. I nostri ragazzi stanno praticamente al gelo 7 ore perché nella nostra classe ci stanno al massimo 12-15 gradi. Abbiamo chiesto più volte, quindi chiamato la provincia, chiamato la regione, chiamato tutto per vedere di risolvere questo problema. Non è possibile stare 7 ore in classe con 12 gradi e dover venire a scuola vestiti come se andessimo a sciare in montagna. Ci sono fatti mandare i controlli, ma sempre quei gradi sono rimasti e automaticamente io ho contattato anche la regione. Mi hanno detto che si provvederà a sistemare questa cosa a giugno-luglio quando la scuola sarà chiusa, ma noi abbiamo freddo adesso, giugno-luglio non ci sarà più questo problema per noi. Va puntualizzato però che non tutta la scuola vive lo stesso problema. Sono soprattutto i primi due piani dell'edificio scolastico ad avere problemi col freddo, spesso per questioni legate a caloriferi inadeguati per le dimensioni delle aule e a infissi non proprio di ultima generazione. Il riscaldamento della scuola insomma funziona, ma non è abbastanza potente da garantire un clima mite e confortevole. A sostenere gli studenti nella protesta anche Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Sì, ho raccolto subito le istanze dei genitori che mi hanno contattato e io provvederò immediatamente, entro oggi, a scrivere una nota alla provincia di Pescara, al presidente della provincia, per chiedere immediatamente una nuova verifica. Noi dobbiamo rendere agevole lo studio dei nostri studenti e la provincia, che è proprietaria della struttura, naturalmente ci deve delle risposte. Il problema lo rispedisce al mittente anche la stessa scuola, che con la professoressa Milka Marini, vicepreside dell'Istituto di Marzio Michetti, fa sapere che nelle aule incriminate i termosifoni funzionano e che gli infissi non sono rotti. Noi abbiamo accolto le istanze dei genitori, ci siamo fatti subito parte attiva presso la provincia. La provincia si è altrettanto data da fare anticipando l'accensione dei termosifoni al mattino dalle ore 4 e posticipando anche lo spegnimento fino alle ore 12.